E salve a tutti i leggendari e bentornati su The Legends of Jimmy. Come sempre venite a trovarci su Pix, Phoenix, Dragon Ball Legends per parlare con noi del gioco e per qualsiasi grafica contattate Patrick Schiesaro. Link sono in descrizione e in descrizione vi lascio sempre anche il gruppo, quindi il link del gruppo mio personale che non riguarda però il competitivo di Dragon Ball Legends. Quindi venite assolutamente a unirvi. Ragazzi, questo è il primo video del 2020 e andremo a spacchettarci tre muti Legends, diciamo quelle dell'Ultra Space Time Rush. Quindi non mi ricordo mai il nome, le Legends Rush. Insomma, comunque ci andiamo a spacchettare tre muti di queste. Innanzitutto, però, ragazzi, volevo assolutamente sottolinearvi che arriveranno, sicuramente non subito perché ci vorrà un po' di tempo per prepararle, ma arriveranno degli episodi per quanto riguarda tutto ciò che concerne Dragon Ball Legends, sia tutorial, sia guida, sia consigli. Quindi tutto, andremo a toccare ogni aspetto di Dragon Ball Legends. Lo sapete che io ho aperto questo canale principalmente per dare una mano a tutti coloro che ne avessero bisogno, ovviamente. E quindi adesso, quindi, dopo i vari tutorial che ho fatto, Zenkai, stelle dei personaggi, qualsiasi cosa che avete trovato sul canale, andrò a creare quindi questa lista di episodi, quindi sarà suddiviso tutto quanto, questa nuova serie sarà suddivisa a episodi dove vi andrò a parlare di tutto quello che riguarda il gioco stesso, quindi le cose più scontate però per chi ha cominciato a giocare magari da poco e che quindi non sa come comportarsi per bene, ad esempio tutte le funzionalità come il menu, come gli eventi, la storia, come si farmano le Chrono Crystal, i consigli sulle batch, quali sono le batch che escono regolarmente sul gioco, gli aggiornamenti, qualsiasi cosa, ragazzi. Quindi tutto quanto voglio che questo canale diventi con questa serie un vero e proprio vademecum, un vero e proprio dizionario per quanto riguarda i tutorial su Dragon Ball Legends. Quindi ragazzi, come avete sempre fatto finora, datemi una grandissima mano anche una volta che questa serie inizierà a condividerla, ma non vi preoccupate perché con il tempo, piano piano, porterò avanti comunque tutte le altre serie. E inoltre adesso arriverà anche il quarto episodio di Masters of PvP, che è una serie bellissima che in tanti di voi mi continuate a chiedere e che non vi preoccupate, non finirò di fare. Ma andiamo in schermata e cominciamo con la prima multi. Andiamo subito. Nel reparto Summon, ragazzi, ho avuto ci ho pensato tantissimo se fare o no l'acquisto della bag da 30 euro, da 28 euro, per appunto sperare di trovare un LF che mi mancava o comunque dei personaggi Sparking molto interessanti, ma ci ho pensato tantissimo. Intanto andiamo con la prima multi, ci ho pensato tantissimo e alla fine ho lasciato perdere un qualcosa che non voglio degeneri fin troppo. Se riesco a farlo da free to play, ma non che ci sia male a shoppare, ragazzi, assolutamente non c'è niente di male, però ho comunque preferito non farlo. Multi con SP garantita, ma abbiamo zero pod, cielo verde, Goku non si trasforma e il segnale è terribilmente brutto. Quindi l'SP ci sarà all'ultimo posto, brutta brutta. Ovviamente qua, ragazzi, io cerco Vegeta, anche Gohan Super Saiyan 2 volendo, ma cerco Vegeta dall'inizio, ma Vegeta lo cerco da mangio. Questo infame non è mai uscito, mai mai mai. Ci ho provato in tanti modi, ma spendendo ovviamente Chrono Crystal di tanti modi sono. Attenzione, una fake out SP. Bruttarello, vabbè. Lo portiamo su di stelle. D'altronde, da questa batch, tutto quello che è SP più dell'ultima, spesso va bene. Un'altra SP fake out, fantastico. Chi è? Chi è? Dai, dammi Vegeta chill. No, avevo appena detto che tutto quello che era SP era buono. Un'altra SP fake out. Dai, Vegeta, deve essere Vegeta. Gohan, buono, nuovissimo. Non ce l'avevo, ragazzi, sono felice. Io, lo sapete, sono felice quando becco personaggi che non ho. Ma forse la fake out era l'ultimo personaggio. Infatti, era l'ultimo personaggio. Dai, almeno un personaggio che non avevo. Questo Gohan arriva con un mese, con un anno e qualche pezzo di mese in ritardo, quando praticamente è totalmente fuori dal meta. Però, insomma, è carino, è carino. Andiamo a fare la seconda multi, la terza la dobbiamo andare a prendere appunto dalla, non mi viene mai il nome anche in questo caso, dalla posta, insomma, le devo andare a prendere perché più di 20 ticket alla volta, non si sa perché, non si possono tenere. Speriamo vada meglio, comunque ci sono state 3 SP, ragazzi, quindi buono così. Non si trasforma in Super Saiyan, 5 pod, cielo rosso. Paradossalmente potremmo avere una sola SP, mentre prima ne abbiamo avute 3. Kamehameha teletrasporto, quindi non so se, vabbè,
non so mai se l'animazione sia semplicemente perché c'è un SP garantito alla fine o perché ce ne sia un'altra, però probabilmente è l'animazione garantita per l'ultima. Però abbiamo un SP. Abbiamo un SP Goku Super Saiyan. Non lo sopporto più quel personaggio. Siamo a 4, ragazzi. 5. Veget. Salvami tutto, per favore. Salvami tutto, Veget. Ai ai ai, ragazzi, che brutta cosa. SP Goku Zenkai. Ah, vedete l'animazione come la trova? Carino, carino, dai, vabbè. Almeno lo dovrei portare a una stella in su a Goku Zenkai. Sì, a 5 stelle più. Va bene, prima l'avrei odiato. Guardate Goku, ragazzi, sono quasi a 7 stelle rosse. Non lo sopporto più questo Goku. Tra un po' lo uso a posto di Black. Vabbè, se vi siete persi comunque gli Zenkai, ragazzi, io ho fatto il tutorial, quindi come si ottiene e la dimostrazione prima e dopo sia di Goku che di Broly Zenkai. Quindi non perdetevelo per nessun motivo al mondo. Andiamoci a prendere i nostri carissimi ticket e andiamoci a fare l'ultima multi. Veget, se vuoi arrivare, questo è il momento giusto, perché sennò abbiamo un'altra occasione che sarà quella in cui andrò a spacchettare i ticket SP garantita nella batch dei Super Saiyan 4. Ultima multi, ragazzi, ultima multi, usiamo il coniglietto. No, no, il coniglietto, ragazzi, non c'è il coniglietto vicino a me. Non c'è il coniglietto vicino a me. Va bene, usiamo allora solo la nostra energia e magari anche la vostra, ragazzi, sperando che possa bastare. Cielo rosso, senza pod, senza animazione SP garantita, Goku diventa Super Saiyan. Incrociamo le dita, ragazzi, incrociamo le dita. Voglio Veget. Voglio Veget. C'è chi l'ha trovato con molta, ovviamente, difficoltà, perché il rate, se non sbaglio, è dello 0,2%, qualcosa di veramente bassissimo. Qualcosa di veramente bassissimo. SP, fake out, chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Vegeta Super Saiyan Blue. Meglio dello schifo che ho trovato nelle precedenti multi. In questo caso, godiamoci questa multi. Terzo personaggio, Yaku. Quarto personaggio, un'altra Hiro. Quinto personaggio, sesto, non è una fake out. Buono, comunque, buono portarlo alto. Settimo, Dodoria, inutile. Ottavo, siamo a due personaggi, Veget. O ti fai trovare adesso o ti devo trovare tra due settimane. SP fake out dall'extreme. Doppio. Ma io questo gioco alle volte non lo capisco. Faccio veramente fatica a capirlo questo gioco. Io riesco a portare Vegeta a una stella più nello stesso video. Vabbè, interessante, la cosa mi intriga assai, devo essere sincero. Portiamo anche lui a 6 stelle, buono non tanto per il boost, ovviamente, quanto per il fatto di avercelo a 6 stelle, che poi ovviamente andrà più avanti sulle 7 stelle. Quindi, ragazzi, ricapitolando, 3 multi, non sono andato assolutamente male, anzi, cose che oltretutto mi servivano, con un Gohan in più e un piccolo a questo punto salto al mio box che avevo già pubblicato tempo fa e quindi per il momento non ha senso farvelo rivedere, ma un piccolo salto al mio box vi fa vedere cosa sono riuscito a riprendere nelle ultime pullate, quindi nell'ultimo mesetto e mezzo. E come vedete, tolte le LF come Veget, Goku Super Saiyan 3, Vegeta Super Saiyan Blue e Gohan Super Saiyan 2, che, ragazzi, sono LF, quindi chi ce l'ha ha avuto fortuna, ma chi non ce l'ha non è sfigato. È difficile, è raro da trovare un LF. Quelli che veramente mi dà fastidio non aver trovato sono Hit e Cooler Evo. Poi per il resto, ragazzi, sono tutti personaggi, volendo, un po' vecchiotti o comunque dell'extreme, che anche in questo caso hanno un rate bassissimo. Quindi comunque il mio box non sta messo per niente male. Sono 16, 17, 18, sono 19 personaggi mancanti, di cui, ragazzi, pesano 4 LF. Ovviamente pesano tantissimo, però se invece di trovare due Goten trovavo un Goten e un Gohan, non mi sarebbe assolutamente dispiaciuto per niente. Quindi non mi posso lamentare con la bag, ovviamente, quella avrei preso quella da 30 euro, 30% di probabilità di trovare un LF, probabilmente mi sarei potuto portare a casa un LF, ma il mio ragionamento è stato: se trovo Beerus, se trovo Goten nuovamente e se poi non lo trovo, ma poi mi rimanevano altri 7 ticket con cui potevo trovare ovviamente o Hit o Cooler, ma già il ticket che mi era stato regalato mi ha dato il bellissimo Super C13 portandolo a 6 stelle, ho detto, ho capito l'andazzo, questi 30 euro me li tengo e passa la paura. Ovviamente, ragazzi, il ragionamento dipende da persona a persona, questo è stato il mio, ma si poteva tranquillamente fare.
Vi ricordo ragazzi che porterò su Twitch in live Dragon Ball Z Kakarot, ma non solo quello, e quindi vi ricordo sempre di venirmi a seguire sui social che trovate in descrizione. Grazie per la visione ragazzi, ci vediamo ai prossimi video, ciao!